Ciao, ciao Terence, ciao. Io veramente volevo ringraziare Terence Ward, perché lui è un americano che è nato in Colorado, ma invece ha vissuto in diverse parti del mondo, anche nel mio paese di origine, Iran, di cui il famoso libro Alla ricerca di Hassan. E quindi io ringrazio molto Terence, sia perché ha accettato questa intervista, sia perché parla in italiano. Quindi sappiate che lui non è italiano, è americano, però parla benissimo italiano. Ecco, benvenuto e cominciamo. Grazie Abbas, grazie. Kele mamnun aga. Kele mamnun. No, sono molto lieto di essere qui con voi e come hai detto, non parlo bene questa... No, parli bene. Questa lingua italiana, ma io faccio il mio meglio e se non trovo la parola... Puoi dirlo anche in inglese, Terence, sì, se non ti viene. Dillo anche in inglese. O in inglese. Certo. Sì. Capiscono, i nostri spettatori capiscono. Bene. Bene, allora vuoi cominciare tu? Vuoi dire tu? Mm-hmm. Vuoi cominciare tu con le domande, Terence? Allora, io secondo me ho visto che in poche settimane abbiamo questo incontro all'Iran tra l'Occidente e l'Oriente. Sì. E mi stupisce sempre che Abbas, in questo gioco geopolitico, che sempre l'Iran è sempre colpito dopo 1979, sì, la cultura, l'umanità è sempre fuori del discorso. Come non sono esseri umani, ma sono pezzi di scacchi. E questo mi fa rabbia. E per via di questa realtà ho scritto il libro Alla ricerca di Hassan, perché non era una ricerca solo di lui, una ricerca di una cultura più vecchia di Italia, una delle grandi culture del mondo, che è impressionante quando si apre una finestra, ma abbiamo passato tanto tempo con questa finestra chiusa. E poi i politici, soprattutto gli americani, pieno di paura, pieno di insicurezza, hanno usato questa ignoranza di fare un ritratto di un popolo che non è vero, non esiste. Invece, in tua vita, con quell'amore di cultura, ma anche di cinema, anche questa bella conferenza che hai fatto con Abbas Kiarostami in 2015, da lì si tocca il vero umanità. E poi è una gran tragedia che quell'aspetto della cultura iraniana non esce fuori in tutti questi dibattiti. E secondo me, spero che in questo discorso l'Iran tra Occidente e Oriente abbiamo tempo di parlare della vita quotidiana, il popolo semplice, sai, la vita com'è, come hai visto in tutti i film di Abbas Kiarostami, vero? Certo. No, ma adesso in Italia esiste una tendenza verso la comprensione della cultura iraniana. Sì. C'è un'associazione che si chiama Amici della Persia, sì. Poi c'è Antonello Sacchetti che regolarmente invita italiani che hanno lavorato o scritto dei libri sull'Iran
Parlano bene, cioè sì, sono molto ben informati. Sì. Ad esempio, recentemente uno parlava di Zarathustra, sì, molto bene. Sì. E Zardosht, conosceva molto bene. E quindi anche delle cose simili. E per fortuna lui partecipa a questo seminario che abbiamo in programma, e quindi sta facendo moltissimo. Io personalmente, l'ultimo viaggio che ho fatto in Iran era 2015, ma sì, verso la fine di 2015. Mm-hmm. E devo dire che non era un viaggio di solo di vedere amici o parenti, anzi era un viaggio di ricerca. Abbiamo cominciato da Shush. Ah, ecco. Sì. Verso Shiraz, Taht Jamshid, poi Pasargat, sì, abbiamo visto tutte le città. Io avevo visto, però volevo anche rinnovare il mio, sì, la memoria. Abbiamo visto Kashan, Kerman, Yazd e tutti questi amici italiani che sono venuti con me veramente, sì, hanno apprezzato moltissimo la cultura. Cioè anche per loro c'era una sorpresa. Che non sapevano che esiste tutta questa cultura, e avevamo anche un guida turistica asita che parlava molto bene l'italiano ed era molto ben informata. Quindi esiste una tendenza, sì, verso la comprensione di questa cultura, però probabilmente non è ancora sufficiente. Ecco. No, io parlo sempre quando sono qui in Italia. Parlo di Hassan, il popolo iraniano. Io so benissimo che gli italiani sapevano il nome di Ciro Grande, che sì, ha sparato Leonardo da Vinci, sanno benissimo l'antica Persia, quale è poi significativa del primo impero tollerante nel Vecchio Testamento. Sanno benissimo anche l'idea che paradiso, la nostra parola paradiso, viene fuori dal vecchio linguaggio di Achamenia, che vuol dire un giardino con un muro, con un muro, sì, dal fuori, dal deserto. Sì. Paradiesa. Esatto. Sì, sì. E poi sanno benissimo anche l'arte di tappeto, anche l'idea del cupola che abbiamo visto, abbiamo qui a Firenze, no? Di Brunelleschi. Certo. Il primo cupola del mondo è stato nella Sassonia il 300, quell'invenzione architettonica. Qualsiasi persona che mi parla di Iran in Italia sanno questi dettagli, sanno benissimo che questo momento, diciamo un momentaccio che passerà, e come sempre nella storia, ma nel mondo anglo-americano è un'altra cosa veramente che non sopporto proprio. Effettivamente questo libro tuo, Alla ricerca di Hassan, è un libro antropologico, ma allo stesso tempo è alla ricerca di questi valori di cui parli, alla ricerca di bellezza, alla ricerca dei luoghi particolari, infatti, che quindi quasi, anzi più che quasi, va parallelamente alla ricerca di Hassan, come la ricerca di Hassan fosse una ricerca verso i valori antichi della Persia. Contemporaneamente. Papà, puoi far vedere il libro? Sì, sì, certo. Si vede. Sì, sì, ecco, no, ma dopo questo presenteremo, sì, sì, è bellissimo il libro. Ma io ho una nuova edizione che è uscita dalla libreria editrice fiorentina, sì, molto ampliato, e poi porterò... certo. Ma è vero. Quando tu hai iniziato a spiegare il tuo viaggio, no, con amici italiani, sì, e tutti questi luoghi, io ho sentito era abbastanza la stessa, sì, stessa
viaggio che abbiamo fatto. E poi non solo la bellezza, la storia, la cultura, ma c'è questa umanità iraniana che è molto, molto caloroso, un po' formale all'inizio, ma quando si inizia di parlare subito c'è un rapporto. E questa è una cosa, sono molto italiani in questo senso. Sì. Veramente fatto questo libro, come hai detto te, per dar conoscere a un popolo pieno di paura di andare a vedere e poi trovare la verità in Iran, invece di ascoltare tutti i politici. Sì. Ma probabilmente gli italiani apprezzano forse di più, forse, perché hanno elementi di confronto, cioè loro subito, a loro viene in mente l'impero romano, sì. Hanno dei elementi di paragone o rinascimento, e tutto questo, e vedono che proprio nel 1100, che in Europa vigeva soprattutto la medievo, in Iran c'era un Sovravardì, sì. Il filosofo della luce, parlava della fisica contemporanea quasi, e quindi è molto sorprendente anche per loro. Perciò io penso che in futuro ci sarà una maggiore conoscenza, una maggiore, diciamo, approfondimento sulla cultura persiana. Diceva Kiarostami a questo proposito che noi iraniani impariamo più dalla poesia che dalla filosofia. Infatti. Perché dice la poesia è molto coerente, molto diffusa nella cultura iraniana, e quindi meno la filosofia. Ogni iraniano a casa ha un libro di Hafez, molti hanno Khayyam, Saadi, sì. E poi contemporanei, Sepehri, Farrokhzad, Furukh Farrokhzad, Nima Yushic, e tutti questi che parlano o scrivono delle poesie. No, è molto interessante questo tipo di approccio. Speriamo che si sviluppi maggiormente questo approccio verso la cultura iraniana. E poi ci sono molti iraniani che adesso si occupano della cultura italiana. Questo è anche molto interessante. Sì, infatti. Sì. No. È vero, e poi sono un amico di direttore del SMEO, Rossi, che è Adriano, che ha passato quasi la vita a Persepolis, a Takht-e Jamshid. Sì. E lui promuovere anche questo aspetto di rapporti della cultura antica. Ma quando tu hai parlato della poesia, mi stupisce quanto è una base fondamentale per conoscere l'Iran, perché come detto te, io entrato nella casa di Hassan dopo, sì, diciamo 30 anni, cosa hai visto proprio lì? E divan di Hafez. Divan di Hafez, sì. Ho fatto subito quando siamo partiti. Lui ha messo sopra la mia testa, poi ha letto improvvisamente questa, ha fatto il Fal Hafez per me. Sì. Allora, un poeta che vive ancora, che tutti parlano ogni giorno, ogni tanto, queste parole, vuol dire è vivo accanto a noi. E questa è una cosa che non esiste in Italia. Forse ci sono pochi che conoscono Dante e poi fanno in Toscana queste parole dantesche, queste frasi, ma in Iran è come vissuto, come questi poeti, anche Maulana, Rumi, è ancora viva. Ogni canto che si sente c'è una referenza di, no? De Fanna, i simboli mistici che secondo me
il mio semplice persona, è come un'inoculazione contro tutti questi religioni, xenofobie, sì. I fanatici, i fondamentalisti. Una ricetta. Basta leggere due o tre poesie di Rumi o di Hafez e poi si apre una finestra sul misticismo che accetta tutti, che guardano il mondo come tutti siamo fratelli e basta. Quindi, anche le fedi sono tutte uguali, dicono i poeti. Sono così forti e poi vivono ancora, sopravvivono ancora. Sì, ma anche poeti contemporanei sono interessanti. Puro Papo Sol è molto interessante. Ardì. Sì. 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 E questa è una cosa che spero nella conferenza forse si trova un momento di leggere queste poesie. Sì, sì, ce ne sono anche nel libro. Magari leggiamo quello che c'è nel libro. Perché sì, questi sono molto, molto interessanti. Soprattutto perché Kiarostami era anche un poeta. Scriveva delle poesie molto brevi che la signora Mardani in Italia, penso che vive a Firenze anche lei, che ha tradotto in italiano. E quindi ci sono delle tracce molto interessanti. Un lupo in agguato si chiama lì. E così via. Mm-hmm. E quindi è vero che noi impariamo più dalla poesia che da altro. Questo sì. È verissimo. Ma a proposito di Persepolis, sì. Che popolazione locale l'ha salvato, perché sì. Inizialmente forse volevano anche distruggerla. Infatti. È stata una fortuna, perché quando poi sono andato con amici italiani sono rimasti con la bocca aperta a vedere tutto quella civiltà. Ecco. E poi come hai detto te, in 1979 c'era questo impulso, sì. di radicare questo passato antico, invece erano, mi ricordo una storia di tutti i villaggini che hanno bloccato la strada. Sì, sì. Eh? Sì, per fortuna che sì. Tutto sommato si può dire che l'eredità antica iraniana è rimasto quasi intatto, insomma, sì. Grazie alla popolazione. Sì. Che probabilmente vedeva che questi monumenti dovevano rimanere intatti. Perché erano delle testimonianze molto importanti. Sì. Anche ogni anno c'è uscito fuori dei piccoli celebrazioni al Pasargadae, al sì. Di Ciro, no? Sì. Sì, sì, la gente va veramente, ci sono delle fotografie che fanno vedere diverse persone che vanno a celebrare questa festa. Esatto. E poi questo legame con il passato, io rimasto sempre deluso quando ho fatto tanti anni in altri paesi nel Medio Oriente, nell'Arabia Saudita, dove è cresciuto nella mia infanzia, poi ho visto questi danni che è stato fatto in luoghi tipo in Nineveh, l'antica Nineveh che adesso è Mosul, a Palmira, abbiamo visto dei Buddha di Bamiyan, e la cosa che è importante di capire che tutte queste distruzioni che abbiamo visto non partiene dall'Islam, ma partiene di un piccolo setto che è minuscolo, sì.
Arabia Saudita, che è nato nuovamente 200 anni fa. E da lì abbiamo visto questa distruzione di culture antiche che fa la pena, è veramente un sacrilegio all'umanità. È interessante che pochi parlano del ruolo dell'Arabia Saudita in questa diffusione di un'interpretazione abbastanza deviante dell'Islam, no? Sì, per fortuna la maggior parte dei musulmani non sono arabi. Sì, questo è fondamentale. Sul 1.200.000.000 passa solo un 15% sono arabi. Sì. Conto l'Africa del Nord, sì. Poi è stato imposto. Sì. L'arabismo rimane sì. Un 7-8%, non di più, che poi sono persone che vivono in penisola arabica. Sì. Il resto è Indonesia, Giacarta, sì. Sono tutti in parte filippina, anche in Cina ci sono musulmani. Quindi non è solo arabo. No. Poi bisogna vedere che futuro avrà questo Islam. Sì. Che io non sono molto convinto. No, e poi io ho visto anche quando sono in America, quando sono in Inghilterra, ci sono dei genti che parla in modo abbastanza dispregiativo contro l'Iran. E io ho trovato questa articolo scritto di Global Terrorism Database del King's College di Londra, è scritto quasi tutti, queste sono loro parole, quasi tutti gli attacchi terroristici avvenuti in Occidente da 2001, incluso quello delle Torri Gemelle, hanno un collegamento con l'Arabia Saudita e non con Iran. E questo è un chiave veramente importante di parlare, perché è stata una gran pubblicità mediatica dai amici dell'Arabia Saudita che ha imposto questa parola sull'Iran. Invece è stato loro che hanno creato dato loro soldi, anche loro ideologia wahhabismo, all'ISIS, ma non solo a ISIS, anche a Boko Haram, anche ai talebani, e poi tutti questi gruppi sono gruppi di wahhabiti, e questa è un'altra chiave, un'altra particolare che bisogna sapere per evitare un conflitto, no? Questo è il problema, che io sono molto preoccupato di quel matto, si chiama Trump, molto preoccupato di suoi vicini, e prego ogni giorno non succederà nulla con l'Iran, perché lui, visto un'elezione molto vicino, abbiamo questo pericolo, no? Preoccupante. Ma se torniamo sempre alla cultura, con questi dettagli, chi protegge la cultura invece di distruggere, questo è un chiave della situazione. Yeah. Sì, sì, la cultura ormai è la memoria della storia, quindi come puoi cancellare? Speriamo sì. Di no. Speriamo che resta questa memoria. Sì. Della cultura. Sì, sì, sì. Invece, quando hai visto, hai fatto questo viaggio, è passato anche a Yazd? Sì. E poi... sì, sì, passato a Yazd, abbiamo visitato le case antiche, sì. Sì, qualche bagno trasformato un po' in
luogo di accoglienza, eccetera. No, no, Yazd, sicuramente Yazd, sì. Sono belli. Sì, sì, siamo a Shiraz, sei stato. Più giorni a Yazd. Sì, e poi anche sei Shiraz, sì. A Shiraz al Hafezia. Sì, Hafezia era pieno di gente, è stato molto bello, Hafezia. Abbiamo speso quasi mezza giornata alla Hafezia. Bello. Sì, sì, sì. E poi anche giardini di Shiraz, giardini altre città. Quindi, cioè io avevo fatto anche una ricerca sui giardini, quindi i giardini di Chazde vicino a Kerman era molto interessante. È bellissima. Sì, perché hanno fatto anche un bel restauro. Un'architettura modernissima, ma sì, bellissima. Sì. Bellissima di vedere. Sì. E poi Bahram, e poi... Bahram, sì, siamo stati a Bahram, sì. E poi a Bahrefin, vicino. Fin, sì, Fin anche. Fin è stato molto bello anche. È buffo di guardare questi Bahrefin e se capisci che quell'idea di Chaharbagh, sì, di quattro giardini, è stato, sì, trasportato dall'Iran verso, sì, l'Islamico, islamico, sì, fino a Sicilia, dove si trovano tanti nomi iraniani, sì, soprattutto Banati, tutti i canali sottoterra che portano acqua della acqua, sì, 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 fino a Palermo, e poi usano la stessa parola Cana in Sicilia. E poi il Chaharbagh è iniziato lì, e poi diffuso in tutto il Mediterraneo. Sì. No. Ci sono tante radici così forti, così, così potenti. E spero durante questo l'Iran tra l'Occidente e l'Oriente abbiamo la possibilità di includere anche questi dettagli. Sì, perché no? Tu vorrei parlare anche della giustizia di Dario Ciro Grande, no? Sì, perché appunto io ho fatto delle ricerche sulla base di due scrittori. Uno, come dicevo, era Gorbida, l'altro è un scrittore iraniano che ha scritto 12 libri sull'antica Persia, però non è molto diffusa perché lui poi è morto in Svizzera. Questi libri si trovano in Svizzera. E vabbè, dopo ne parleremo perché è un po' delicato, sì, la mia presa di posizione. Delicato? Vediamo come sarà. No, ma ero in America quando ho visto il cilindro di Ciro. Ah, beh, certo. Che è venuto per la prima volta. È stato molto commovente perché ricordo benissimo quel momento quando Ciro è entrata a Baghdad, sì, a Bologna, senza ammazzare nessuno. Sì, no, 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 assolutamente no. E erano così felici di essere liberato di un tiranno. Yeah. No, no, è così. E poi lui ha scritto queste frasi che sono dei primi diritti umani scritti nella storia. E questo tocca il cuore, perché anche lui ha scritto: non dinanzi a qualsiasi tempio religioso, yeah, rispetto a tutti vecchi, donne, bimbi, non combattenti. E poi è stato lui che ha dato il loro questo popolo in esilio, israeliani, di tornare a casa e di rifare il tempio. No, è incredibile. Lui è stato un esempio formidabile. Sì. No, ma è il primo trattato dei diritti umani scritto su terracotta, che poi originale si trova al British Museum, quello che mi risulta, è quello che in America, nella sede degli Stati Uniti, è una copia fatta molto bene. Perché l'originale rimane in Iran, no? No,
No, purtroppo l'originale a British Museum. Hanno prestato all'Iran. Ci sono molte fotografie di questo cilindro, però il cilindro è a British Museum, ahimè. E loro non danno niente a nessuno, no? Hanno prestato all'Iran per un Sì. certo periodo, dopo hanno voluto indietro, quindi tengono loro. E non so come è finito al British Museum, comunque è lì. Vabbè, Certo. insomma, almeno è un posto sicuro. Uno delle sette sorelle forse ha preso. Sì, è possibile. No, ma io ho visto questo il vento ci porterà via, no? Sì. Di Abbas Kiarostami. E poi è stato così bello l'ultima volta quando ho visto questo confronto del modernismo e poi questo mondo tradizionale. Sì. In Iran esiste ancora questo mondo tradizionale, no? È fantastico questo gioco da uno della città moderna, no? Chi pensa di saper tutto, ma è un schiavo di questo telefonino sempre, no? E poi la vita quotidiana che continua come sempre, no? E questo è un altro aspetto di Iran che è molto importante di nostro scrittrice, di capire che esiste ancora questo mondo tradizionale che ormai in Italia va con questa diffusione di televisive e Grande Fratello, ormai siamo tutti tatuati. Sì, è vero, è verissimo. È vero. Invece, con Abbas, lui era sempre interessante di questo confronto, no? Dalle città Lazio. E lui ha detto delle cose molto interessanti durante il workshop. Quasi fosse anche lui abbia un approccio antropologico, Sì. perché spesso diceva che la vita viene prima del cinema. Quindi lui sceglie dei temi molto semplici che appartengono alla vita, poi cerca di scoprire tutta la complessità che inizialmente non appare, però se tu fai una ricerca approfondita cinematografica su questi argomenti, trovi molte complessità all'interno di queste cose che apparentemente sono semplici. Quindi ha insistito moltissimo sulla priorità della vita sul cinema, che lui non si considera un regista perché fa diverse cose, tra cui anche del cinema, il primato della poesia, però aveva anche un approccio un po' zen, cioè diceva una cosa, ma quando questa cosa cominciava a essere consolidata, diceva il contrario, in maniera molto, molto magistrale. Quindi a un certo punto ha detto: no, il mio cinema non è solo poesia, perché la poesia è la parola, pensiero e scrittura. Invece il cinema ha molti altri componenti superiori alla poesia. Quindi distruggeva anche le cose appena vedeva che queste cose prendono una consistenza, diciamo, letteraria. Anche questo nome che ha dato al suo film, Il vento ci porterà via, fa parte di una poesia di Furio Farrokhzad, che proprio si intitola Il vento ci porta via. Dove casa dell'amico è un'altra poesia di Sohrab Sepehri. Quindi lui sceglieva anche, addirittura Like Someone in Love, è una poesia di Ella Fitzgerald, Un canto, un canto di Ella Fitzgerald. E lui dice: sì, io da bambino ascoltavo questa poesia, questa
questa canzone di Ella Fitzgerald mi è rimasto in mente e quindi ho voluto usarlo perché coincideva molto bene, perché poi Ella Fitzgerald in questa poesia, in questo sì, canzone, dice che lei si sente innamorata, però fa atteggiamenti molto particolari, perché quando è una persona innamorata ha delle deviazioni, ha delle cose strane, vede le stelle, inciampa e così via. E lui intendeva proprio questo, perché nel film Enigma è il segreto dell'innamoramento, sì, che non si sa bene cos'è. Sì, e poi io ho fatto molto impressionante quando ho visto Scorsese che lui chi parla tutti i film pieno di sangue, pieno di, sai, di mafiosi, lui piace questo ambiente. Invece, è molto forte quello che dice Scorsese a proposito di Chiarostami. Lo so. Dice che quando ha visto i suoi film la sua visione del mondo è trasformato. Infatti, devo leggere che quando lui ha detto che it's the spirit that makes me see the world, I was shocked by purity and truth. Sì. I saw the world again anew. Ho visto proprio il mondo come la prima volta. E questo è il segreto di Chiarostami, e anche i film iraniani. Questo modo di creare proprio le scene di realtà, di verità. E poi anche con parole abbastanza, qualche volta abbastanza buffo, no? E qualche volta molto poetico. Di magia, magia, sì, magia. Sì, è vero, è vero. E poi è così fluido, no? Sì. Senza tutte le cose artificiali. No, è rimasto molto, molto colpito che Scorsese finalmente ha capito che lui era con un gran maestro, non sì, era sì. Infatti dice no. Che assieme erano in una giuria sì. Del film a Festival di Cannes, sì. E lui, Scorsese, non riusciva a trovare un criterio per giudicare i film dei giovani. Infatti. A un certo punto dice Chiarostami, mi dice: perché dobbiamo confrontare sempre questi film uno con l'altro? Prendiamo come inizio di un giovane che vuole fare della cinematografia. Quindi non facciamo confronti, prendiamo uno per uno e vediamo cosa dicono. Ma Scorsese dice, all'americana dice, questa è la parola giusta. Facciamo così come dice Chiarostami. Poi lui ha detto, and I was able to sleep that night. Sì. Sì, perché lui era completamente fuori idea, e poi Chiarostami ha detto chiaramente, let's not psychoanalyze it, let's look at it for what it is. Esattamente. No, è stato intellettualmente molto, molto corretto Scorsese, perché ha raccontato tutto questo in una sala cinematografica SVA Theater a New York nel luglio 2016. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un'onestà intellettuale molto forte da parte di Scorsese. Sì. È una grande persona. E poi tu hai scritto che Abbas era un architetto della magica emozione umana. Sì, perché io volevo iniziare con una parola in cui ci sia la parola architettura. Poi abbiamo anche parlato molto di architettura, perché c'erano un gruppo di architetti, giovani architetti, che avevano partecipato all'evento. Quindi mi piaceva iniziare la parola
con la parola architettura. Ma in realtà è vero, perché lui dava molta importanza all'emozione dei partecipanti, sì, che generalmente non erano di professione. L'unico caso molto particolare è collaborazione con Juliette Binoche, però Juliette Binoche ha detto a Kiarostami: guarda che io sono, ho tanta esperienza che mi comporterò da non professionista. E quello che voleva Kiarostami. Kiarostami dice sì, è riuscito a comportarsi da non professionista. Sì, così sì. Brava che è questa attrice, sì, è vero, francese, americana. Sì, parla molto bene inglese, ma realmente è francese. No, lei è stato molto diverso in questo film. Sì, veramente. Sì. È stata brava. Molto brava, molto brava. Ha vinto un premio. Sì, sì. Beh, meglio, Oscar, ha vinto in Cannes, in Cannes per, come miglior attrice, sì. Per questo film. Per questo film. Sì. No, incredibile. E poi conosciuto Asghar Farhadi l'anno scorso qui a Firenze, dove abbiamo quel festival, si chiama Middle East Now Festival. Sì, sì, sì. È molto importante. E poi è stato un celebrazione di sue opere, e le cose che è interessante con lui, che lui scrive tutti suo film come scene di drammaturgica. Sì. Sono così, come un pezzo di teatro che si vede in un teatro, vero? Sì. Sì. È completamente diverso di un stile completamente diverso di Kiarostami. Sì, questo sì, è vero. Invece da lui si trova tensione, proprio aggressione, tutte queste ambiguità che abbiamo visto in quel film, anche About Ellie, che è molto forte. Alla fine non si sa la verità. No? Si è rimasto così, no? Separazione è stato questo alla perfezione. La ragazza che non decide fine il film. Non decide. Tu devi decidere. Sì, ma però col film mi fa venire in mente uno dei primi lungometraggi di Kiarostami, che si chiamava Il rapporto. Sì. Che è la storia di una coppia in crisi. Quindi è giusto che questi registi fanno anche un po' di riferimento al maestro Kiarostami, perché nessuno di loro ha potuto avere questa riconoscenza internazionale come Kiarostami. È stata una cosa incredibile. Sì. No. Sì. Penso di lui è stato l'ambasciatore par excellence, sì, al film, e ha creato questo, diciamo, un film nazionale più importante nel mondo, sì, film iraniani, e poi è iniziato così forte. E anche, ricordo benissimo, quel film che lui ha fatto, si chiama Close Up. Ah sì, beh, certo. Un film dentro un film dentro un film, dentro film. Film, sì. E lui ha scoperto questa storia per caso. Per caso, sì. Sì, sì, sì. Io ho letto sul giornale, mi ha incuriosito molto una persona che a tutti i costi voleva farsi passare come regista a Mahmalbov. Poi alla fine ha chiamato anche Mahmalbov, che l'ha accompagnato a casa di queste persone per chiedere perdono. Poi tutto finito in pace assoluto, come succede in Iran. Ma scusami, Terence, io volevo farti una domanda. Quando tu parli del tuo Wahhabi Code e ti confronti con una cultura così umana, cosa provi, cosa pensi? Allora, io, se torniamo fuori
della cultura che noi piacevamo. E se parlo di Wahhabi Code, questo libro che è scritto, Il Codice Wahhabi, io ho scritto questo libro proprio perché dopo la strage in Parigi, in 2015, novembre 13, è stato così forte, una realtà così grave in tutta Europa, ma soprattutto qui a Firenze con mia nipote Maria Novella. Nel libro scrivo suo nome Fioretta, suo secondo nome, e lei è rimasta sempre in shock. E lei mi ha chiesto: ma cosa sta succedendo nel Medio Oriente? Noi non sappiamo niente, cosa tu mi consiglio? Allora, io ho deciso di spiegare la storia come ho vissuto. E per mia infanzia in Arabia Saudita ho visto un Islam che non è particolarmente diffuso in nessun parte del mondo, non era diffuso. E il Wahhabismo è un'interpretazione, tanti musulmani dicono in deviazione, che è modernissimo, ma anche pretende, con un pretese di guardare, salvaguardare il vero Corano. Ma il problema è che il Wahhab, che ha avuto queste interpretazioni in mente nel 1740, nel mezzo di deserto in Arabia Saudita, ha deciso, dichiarato, che suo modo di pregare, di fare delle preghiere all'Allah, è l'unico modo di fare giustamente, correttamente, con purezza. E tutti gli altri musulmani che non fanno come lui sono eretici. Lui ha dichiarato chiaramente, dichiarato tutti i sufi eretici, dichiarato tutti i sciiti eretici, dichiarato tutti, abbiamo visto in Iraq e poi anche in Siria, i curdi sono stati attaccati, ma anche i yazidi. Dal punto di vista del Wahhab, se tu mi segui, o posso ammazzare tutti voi. E i Wahhabiti non erano un problema per il mondo musulmano finché è stata questa scoperta di petrolio. E poi, dopo questa scoperta di petrolio, sono stati gli inglesi che hanno deciso di eliminare il protettore di Mecca, che era la famiglia hascemita di 1000 anni, e hanno deciso di dare permesso, la freccia, no, la luce verde a quel Abdulaziz Saud in mezzo di Arabia di attaccare Mecca e Medina e conquistare questo paese che adesso noi chiamiamo l'Arabia Saudita. Il problema è iniziato così, perché con il petrolio, con loro orgoglio di ricevere tutti questi soldi, la famiglia royale
ha deciso di dare tanti soldi ai clerici wahhabiti. E poi hanno diffuso questa interpretazione in tutto il mondo. Vuol dire, in il Baghdadi di ISIS ha detto sempre: noi siamo i puri wahhabiti, in Arabia Saudita non sono. Siamo noi i puri. E i detentori della verità. Sì, e poi lui ha distrutto Palmira, distrutto tanti moschee, anche chiese in Iraq, distrutto la chiesa, anche la moschea di Giona, che questa vecchia storia del vecchio testamento della balena, Giona nella balena, e hanno bombardato questa moschea, non esiste più. Perché secondo loro qualsiasi interpretazione che non è wahhabiti è fuori legge e loro possono distruggere. Allora, in Afghanistan questa distruzione di Buddha e di Bamiyan è stato dei talebani, sicuramente pagati di Arabia Saudita, per far piacere ai diciamo prete in Arabia Saudita. Per anni questo segreto è stato chiuso, non c'erano articoli di nessuna parte scritti in inglese, non c'erano proprio articoli, libri scritti di questa realtà. Ma dopo 20 anni di questa guerra di terrorismo, alla fine è stato molto importante di dire la verità al potere. E poi il mio libro è uscito fuori subito dopo, una settimana dopo questo omicidio di Jamal Khashoggi. Tutto questo in contrasto con l'intelligenza, l'aristocrazia colta iraniana. Questo è nettamente in contrasto. No, il contrasto è per via di rispetto del popolo iraniani. C'erano dei fanatici tipo Khalkhali prima, nell'inizio della rivoluzione, che lui ha pensato di eliminare dei siti archeologici, ma il popolo iraniani hanno rifiutato queste cose. Invece immagini che a Mecca, la città sacra, più sacra nel mondo per i musulmani, i sauditi hanno distrutto la casa di Fatima, dove Fatima e Ali vissuto, distrutto la casa di Khadija, la moglie di Maometto, distrutto le tombe in Medina di tanti seguaci di Maometto dell'Ansar. E poi i preti ora discutono se potevano distruggere anche la tomba di Maometto. Distruggere. Allora, perché? Perché non vogliono vedere altri musulmani della tradizione dell'Islam tradizionale che pregano anche il profeta, che pregano anche al Fatima, che pregano anche ai santi. Loro dicono questa è eresia. E questo è il problema. Questo è il grande problema. Allora, a Mecca, questo modernismo è fatto un tabula rasa di tutta la storia. Invece in Iran si trova ancora tutta questa storia intatta. E questa è una grande differenza. Questa è una differenza che è fondamentale. Radicale, sì. Allora, se ci sono altre domande o altri argomenti, ben volentieri, Terence. Io voglio leggere un piccolo
email che ho ricevuto due giorni fa dal mio traduttore Asadullah Amrahi, sì, a Teheran, che ha scritto: come state? Tutto bene per voi? Noi siamo qui spettatori di un gioco di quelli che prendono le decisioni nel mondo, gente pazza. Noi, mi posso dimenticare il tono, non posso dimenticare il tono umano del tuo libro, forse un giorno in un piccolo angolo dell'universo ci potremmo incontrare. Orban e Shoma. Bello, bello. Sì. Questo è poesia tipo Kiarostami. Sì, sì, sì. Piccolo angolo dell'universo. Sì. Bene. No, guarda, è stato un onore di parlare con Abbas. No, figurati, è stato un onore, era tutto mio di parlare con te. Per via il Ten Star. No, l'unica cosa positiva che posso dire sul wahhabismo è adesso il nuovo principe occupa più di suo public relations, sai? E hanno visto che giochi come ISIS non va bene per tutti. Hanno visto che giochi come Boko Haram possono sostenere per altri anni, ma ISIS ormai è stato un fallimento totale. E poi lui vuole aprire, non so, cinema, e spero che il mondo di cinema cambia o aprire loro mente più ampio a Abbas invece di ora. Ma questo modernismo di distruggere la storia millenari del essere umani è una cosa veramente tragica. E poi il Getty Museum, io sono stato invitato al Getty Museum di parlare di queste cose. Ce l'hai detto, sì, ricordiamo bene. E questo mi è rimasto molto, molto sì, impressionante, perché il Getty è un posto di cultura, è un posto dove è un museo che preserva tanti. Sì, anche arte che hanno preso da Italia, sappiamo bene, ma erano preoccupati di questo effetto di wahhabismo nella cultura nel Medio Oriente. E poi forse in poche settimane possiamo parlare un po' su queste cose e tante altre cose. Ecco, l'appuntamento, allora ricordiamo, è 30 settembre, 1-2 ottobre qua alla Ten Star. Bene. Tanti altri amici. E ci porto tanti, tanti saluti da Hassan a Salar Bissin. Certo. Bene. Bene, ti ringrazio moltissimo, Terence, per questa conversazione. Grazie a voi. Grazie a te. Tanto. Sì, sì. A presto, allora ci aggiorniamo presto. Ciao Teres, grazie. Sì. Godafes.